Buongiorno a tutti, segretario, facciamo un appello. Buongiorno. Giulietti Giovanni, Cassano Nibele, D'Ambrosio Antonio, De Delis Agostino, Di Pippa Giambattista, Danico Stefania, Norato Francesco Rosanna, Perrone Vigo, Rocchi da Raffaele, Rocchi da Walter, Sacchetto Eugenio, Scarcia Palma, Spierto Pietro, Tanzarella Roberto, De Rosi Maria, assente, Lia Tommaso, assente, Cisone, presente. Sono presenti in tutto 13 componenti del Consiglio Comunale e tutto che presenti, anche quanto legge dell'articolo 48 dello Statuto, rende valida la seduta in ordine alla tenuta del questo time. Prego. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni e risposte. La parola al sindaco. Sì, grazie. Siamo dall'interrogazione firmata dal consigliere di Timba, gara per concessione di parcheggio a Castellamarina. Premesso che in data 8 novembre 2018 il responsabile del procedimento, il direttore Pasquale Davo, avviava la gara per affidamento di concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio pagamento nel territorio di Castellamarina, con la giudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli anni 2019-2026, 7 anni, con la fase partenza fissa di 640 milioni. Il 28 febbraio 2018 la Commissione ha deciso che tutte le ditte partecipanti che due termini di scadenza hanno fatto pervenire in tempo utile delle offerte risultano messe alla seconda parte, cioè l'apertura della busta 2, offerta tecnica e busta 3 offerta. Considerato che dal 28 febbraio 2019 sono trascorsi 48 giorni senza avere più notizie riguardo ed è stato ormai alle porte, chiedo alla signoria vostra le ragioni che ne stanno impedendo la conclusione del ditte. Con delibera di giunta comunale numero 63 del 22 maggio 2019 si è disposto per le motivazioni in essere riportate e dell'indirizzo alla sospensione della gara in attesa del Consiglio Comunale si è previsto eventuale revoca. In merito alla risposta poc'anzi data dal sindaco, quell'interrogazione precedente poi all'atto di giunta che sospendeva il bando. Quindi nel frattempo sono emersi ulteriori elementi su quella gara. Elementi che vanno a intensificare quella serie di dubbi e perplessità su quella gara. Mi spiego meglio. La delibera di giunta del 22 maggio viene adottata in seguito ad una nota del 30 aprile del dirigente Pietro De Finis, il quale avvisava, informava la giunta e consigliava di sospendere la procedura di gara in quanto il comune di Castellaneta era stato ammesso alla concessione dei finanziamenti relativi all'esecuzione dei progetti che prevedono la riqualificazione delle aree degradate e la ricostituzione del patrimonio naturale. Lì sono stati presentati tre progetti, il progetto che ci interessa, che ha scaturito la sospensione del patto, riguarda il progetto della riqualificazione costiera. Quindi il 30 aprile di quest'anno il dirigente, l'architetto De Finis, dice alla giunta: fermiamo tutto perché è sopraggiunto questo finanziamento, siamo stati ammessi, quindi questo progetto di riqualificazione andrebbe a mettere in discussione quello che abbiamo determinato, quello meglio che viene determinato in quella gara in termini di stalli, in termini di aree a sosta, come sosta
stato pubblicato l'8 febbraio del 2018. La gara, invece, per quanto riguarda la concessione dei parcheggi a Castellina Marina, è avvenuta, è stata indetta l'8 novembre. Il punto, cioè i punti precedenti sono importanti. L'8 novembre viene bandito, ma già il 25 ottobre si sapeva che il comune di Castellaneta era stato ammesso, seppur in via provvisoria, a quel finanziamento, era stato ammesso il 25 ottobre, quindi qualche giorno prima della pubblicazione del bando. 25 ottobre, ammissione provvisoria. Il 30 ottobre 2018 c'è l'ammissione definitiva a quel finanziamento. Allora mi chiedo, e chiedo al sindaco, alla giunta e all'intero consiglio comunale, com'è possibile che solo 8 mesi dopo viene decisa la sospensione, quando addirittura si poteva evitare di bandire la gara, visto che eravamo già a conoscenza della missione a quel bando? Perché solo il 22 maggio viene deciso di sospendere la gara? Perché non è stato fatto prima? Ma non è tutto, ci sono altri elementi che aumentano le nostre perplessità. Abbiamo visionato il progetto, abbiamo chiesto copia di tutti gli atti dell'iter di aggiudicazione del finanziamento, e nella proposta progettuale ancora non c'è chiaro perché quella sospensione avviene sulla base della comunicazione della nota del dirigente, che dice: vedete che quel numero di stalli che avevamo messo a gara viene messo in discussione da questo progetto. E allora la domanda al dirigente: ma di quanto sarebbe la riduzione degli stalli? Quanti stalli verrebbero tagliati da questo progetto di riqualificazione? La risposta, e chiedo aiuto al collega De Bellis che era presente con me, la risposta è stata: non lo so. Cioè la giunta ha deliberato sulla base di una nota che contiene un dato non certo. Cioè abbiamo sospeso una gara sulla base di cosa? Perché primo, ripeto, eravamo a conoscenza già dal 25 ottobre della missione, seppur in via provvisoria, di quell'inizio. Quindi si poteva evitare di mantenere la gara. Oppure il 30 novembre, quando c'è stata la missione definitiva, si poteva già procedere allora alla sospensione del bando. Terzo elemento, ammettendo e lasciando passare, diciamo, quelle date che non sono state considerate, quanti stalli vengono meno rispetto a questa proposta progettuale? Non lo sappiamo. E allora io chiedo al sindaco e alla giunta: sulla base di cosa avete deliberato la sospensione di una gara? Sulla base di quale dato certo? Che non c'è la proposta progettuale. Dopo 10 anni di proroghe, finalmente si è riusciti a bandire la gara, la concessione del servizio di sosta a pagamento, e dopo 10 anni non si è stati in grado di terminare quella gara. Poi, sempre restando a quella delibera del 22 maggio, da parte della giunta, si dice che la decisione ultima spetta al Consiglio Comunale. La decisione ultima se sospendere definitivamente, quindi annullare la gara, spetta al Consiglio Comunale, che si deve esprimere sul punto. Ma sul punto questo Consiglio Comunale ad oggi non si è espresso. E nel frattempo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo bandito un'altra gara, che ha rimesso totalmente in discussione, anzi ha azzerato la decisione del Consiglio Comunale dell'ottobre del 2018, ha azzerato quello che noi avevamo deliberato, quindi si tratta di tutt'altro, e il Consiglio Comunale è stato usurpato dei suoi poteri, perché bisognava ritornare al Consiglio Comunale, non solo per decidere in via definitiva l'esito della vecchia gara, ma anche
deliberate sulla nuova tariffa, sulle nuove tariffe. E invece dinanzi a questo c'è solo indifferenza. Dinanzi al grido di protesta dei cittadini c'è solo indifferenza. Quindi le ombre su questo bando sono tantissime. Consiglio puntato sul palo dei suoi poteri. Un nuovo bando che presenta diverse criticità. Tutti i lotti coperti e scoperti, o meglio, c'è già una retromarcia rispetto al vecchio bando che era molto unico, che invece viene suddiviso per lotti. Tutti i lotti vengono messi al bando tranne un lotto, cioè quello tra l'Albatros e la Principessa. Quello viene prorogato. Allora vi chiedo, se le proroghe sono illegittime, lo sono per tutti o no, sindaco? Perché a quel concessionario, alla Bismarck, quel lotto non è stato posto a gara? Perché poi è stata cambiata il canone di concessione? Un grande pasticcio che poteva essere evitato. Avete avuto 10 anni di tempo per preparare la gara. Quando siete arrivati al dunque non siete stati in grado. Ma la domanda, e concludo, voi ci dovete spiegare delle reali ragioni, ci dovete spiegare le reali ragioni che hanno portato alla sospensione di quel patto, perché ad oggi quelle ragioni non sono assolutissimamente chiare, non sono chiare. Quanti di voi sanno quanti stalli saranno tagliati rispetto al progetto? Non è assolutissimamente chiaro. Pertanto, ovviamente, mi ritengo del tutto insoddisfatto. Grazie. Posso? Prego. Siccome la mia domanda la posso dire uno delle... No, perché quando le persone corse in funzione di essere non rispondono, non voglio utilizzare la cosa della loro. Ma abbiamo fatto. Se lo firmano 7 persone, 7 persone della loro. No, ma sono 4, quindi non sono pochi. Volevo giusto una precisazione, c'erano un altro due elementi di dubbio, diciamo. Già durante la discussione del Consiglio Comunale, quando è stata approvata la gara unica, il numero di stalli non era definitivo, ma era indicativo. Quindi già lì noi avevamo una certa flessibilità, cosa che sarebbe magari stata mantenuta da questo progetto di cui ancora non abbiamo conoscenza. Poi c'è un'altra cosa che il sindaco ha menzionato, non so se siete a conoscenza voi. Il 1 aprile è stato prodotto un ricorso al TAR da una delle ditte che ha partecipato al bando unico. E qui è interessante non il ricorso per sé, quanto la tempistica, perché praticamente la prima udienza davanti al TAR con il video è stata fatta esattamente il 3 maggio e manco a farlo apposta la delibera di giunta che sospese la gara è stata fatta esattamente il giorno dopo che viene discussa per la prima volta la in attesa che il Consiglio si pronunci per un'eventuale revoca. E questo è l'altro elemento che lascia forte la questa. E poi, chiaramente, come accennava certo Sedini, ma c'è questa situazione veramente anomala. Si fa una gara, ma in realtà all'interno della gara se ne producono 3. Una gara aperta per tutti i lotti di parcheggi scoperti, una gara aperta ma con diritto di operazione per i parcheggi coperti, motivando anche questo, diciamo, per il cattivo tempo che è stato esposto. Se
uno dei lotti viene dato in proroga. Allora, qui sembra che sia fatto fini, figliastri e altri figli. E non è assolutamente ammissibile una cosa del genere. Quindi la risposta del sindaco è stata molto lapidaria e ci ha fatto capire poco. La realtà è ancora tutta da comprendere su questa situazione qui. Signor sindaco, siccome tutto al mondo, perché non avete potuto parlare del Paese, io esprimerei di credersi la risposta del Paese, che non c'è assolutamente niente, o parlato o non parlare nessuno. Questo per stare a vedere quella città, cominciamo a intervenire e facciamo. Posso consigliere? Io poi non voglio usurpare il ruolo e prerogative del Presidente del Consiglio, però io sto rispondendo alle interrogazioni, la Giunta sta rispondendo alle interrogazioni. Se loro fanno delle richieste, le devono fare dopo come interrogazioni, è chiaro il ragionamento, ed è due. Questa cosa me la ricordo benissimo perché non è tantissimo che abbiamo modificato il regolamento del Consiglio Comunale e le interrogazioni, dice l'articolo 48, sono presentate verbalmente al Presidente da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Presidenza. Tempo massimo riservato 30 minuti, svolgimento delle interrogazioni. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta a uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo. Dico questo perché io non ho difficoltà, possiamo anche fare, cambiare le regole, loro mi fanno domande, rispondo in diretta, lo abbiamo già fatto in altre circostanze, lo possiamo fare anche in questo. Non mi sottraggo al confronto. Però, siccome sull'interrogazione parleranno tutti, poi faranno sulla risposta che do, poi faranno interrogazioni e di monte ci diremo sempre le stesse cose. Allora, quel ricorso a cui faceva riferimento il consigliere De Bellis, che De Bellis ha ripetuto le stesse cose che ha detto di prima, poi finisco, mi avete interrogato, come dire, fuori dalla ritualità, io rispondo. De Bellis ha detto due cose. L'elemento di novità che è introdotto rispetto al ragionamento di prima è il ricorso, e rispondo al ricorso. Poi ha detto che ci sono tre diverse modalità di aggiudicazione, una bando aperto, l'altra prelazione, l'altra proroga, cose che già aveva detto di prima, quindi è stata una ripetizione. Detto questo, rispetto al ricorso era stata presentata un'istanza di sospensiva, che capirete bene, blocca la procedura, perché se dobbiamo confrontarci con un ricorso che ha un'udienza che prevede la fissazione di un'udienza tra 7 mesi, noi dobbiamo operare. Non dico disinteressandoci del ricorso, ma non possiamo aspettare l'udienza tra 7 mesi. L'elemento di novità era dato dalla richiesta di sospensiva presentata da questa, da una delle ricorrenti, una delle 7 o non so quanto fosse che non partecipava, una ha fatto richiesta di sospensiva. La stessa ditta, a suo insindacabile giudizio, ha ritirato questa istanza di sospensiva. Quindi da quando non c'è stata più la sospensiva, noi ci siamo sentiti liberi e anche in dovere di prendere una decisione, perché alla fine arrivavamo al ricorso dell'estate e quindi dovevamo decidere in che direzione andare. Rispetto a questo, ho colto con molto piacere la dichiarazione di Bimba. Dice, dopo 10 anni finalmente stavamo facendo un bando per l'affidamento dei parcheggi e di questo sono, come dire, colpito favorevolmente perché siamo tutti d'accordo che andava avanti i bandi. Il minuto dopo però si dice no, ma potevamo fare le proroghe, è stato detto in altri siti, di nuovo a quelle che per diversi anni erano. Io ho detto in altri siti, chi le sta vicino. E dicevo, quindi dobbiamo un attimino metterci d'accordo su che cosa vogliamo, se no facciamo solo confusione, introduciamo una serie di elementi, ma non c'entriamo più. Se l'obiettivo è fare chiarezza, poi avete fatto un'interrogazione, il dirigente firmandosi ha risposto. Se avete ulteriori perplessità, come mi pare che abbiate, presentate un'interrogazione e io la prossima volta risponderò per parte politica io, per parte tecnica.
vigile dell'ufficio. Così funziona la storia. Però ripeto, Presidente, ritengo, a mio sommesso avviso, che debba rispondere il primo firmatario o salvo diverso. Lo dico perché rischiamo di ripetere tutte le stesse accuse, di andare fuori dalla ritualità del question time e viene meno anche l'impostazione che invece stiamo dando e che più volte lo stesso di Pippa, lo stesso consiglio di Pippa ha sollecitato il rispetto del regolamento del question time. Se lo dobbiamo rispettare, lo dobbiamo rispettare tutti, la Presidenza, il Sindaco, la Giunta, ma anche l'opposizione quando incombe il rispetto del regolamento. Mi permettevo solo di sottolineare questo aspetto. Grazie. Sperpero, non è neanche giusto, sia che siano comunali, che regionali, che statali.
quindi quei soldi lì andrebbero recuperati e andrebbero riviste le responsabilità di chi ha detto che quei lavori andavano fatti in quella maniera. Completato. Grazie. Prego, signor. Interrogazioni se questo stabilimento balneare di Pippa. Allora, premesso che dall'inizio dell'anno diversi stabilimenti balneari in Castella Marina sono stati posti sotto sequestro dell'autorità giudiziaria, preso atto delle contestazioni dell'autorità giudiziaria, chiedo alle signorie vostre, quindi all'architetto Caforio, si iscrive per conoscenza al sindaco, se al fine di rimonti, sicurezza dei moti di legge, tutte le trasformazioni accertate, sprovviste di titolo abilitante, e se al fine di destinare allo Stato anteopera le aree occupate senza titolo non conformi, sono state mandate ordinanze e, in caso di risposta negativa, di esplicitare le ragioni che ne impediscono la soluzione. Allora. In riferimento alle interrogazioni in oggetto, si esplicita quanto segue. Stabilimento balneare Ramatos, in data 22 gennaio 2019, pervenuta dal gruppo Carabinieri Forestali di Ginusa, richiesta di acquisizione di atti e o documenti edilizi a seguito di sequestro dello stabilimento per abuso di scontri delle stesse militari. Prontamente questo ufficio ha ricercato tutte le licenze edilizie, titoli di abilità di e le stesse in copia sono state trasmesse al gruppo Carabinieri Forestali di Ginusa. In seguito, in data 22 marzo 2019, è stato eseguito sul lavoro questo stabilimento congiuntamente al comando di polizia urbana e dal gruppo Carabinieri Forestali di Ginusa. In data 20 marzo 2019 è pervenuta presso questo ufficio una cifra per la dimensione di tutti i manufatti abusivi scontati e in data 22 marzo 2019 è pervenuta una scia per San Antonio di Piazzale per le quali è in attesa di risposte per i vari sui vincoli. Stabilimento balneare Salerno, in data 11/4/2019 è stata richiesta e è arrivata una richiesta di acquisizione di atti e o documenti da parte del gruppo Carabinieri Forestali Martina Franca a seguito di questo stabilimento per abusi secondo le stesse militari. Prontamente questo ufficio ha ricercato tutte le licenze in archivio e le stesse in copia non state trasmesse agli stessi. Essendo lo stabilimento posto sotto sequestro, è stato richiesto al gruppo per il Ministro di Martina Franco la data utile per effettuare il sopralluogo. Successivamente, in data 23 maggio, veniva trasmessa da questo ufficio sollecito per concordare un sopralluogo congiunto per accertare gli abusi. Per lo stabilimento Borgo Pinito Sporting Club, data 3 aprile 2019 è arrivata da parte della Catena di Portorità una comunicazione dal punto sequestro preventivo dell'intero stabilimento. In data 13 maggio 2019 questo ufficio non avendo trovato documenti autorizzativi agli atti ha emanato l'ordinanza dirigenziale numero 70 del 2019 con la quale si ordinava la demolizione di ripristino dello stato dei luoghi. Per la stabilimento balneare impiegata, in data 29 maggio 2019 è arrivata da parte della Catena di Portorità di Taranto comunicazione dal punto sequestro preventivo dell'intero stabilimento. La ricerca in questi nostri archivi si evince che parte degli impatti della varia cameriera risultano acquisiti al patrimonio del Comune, giusto del Consiglio Comunale numero 192 del 26/10/92. In data 4/6/2019 veniva trasmessa da questo ufficio che vorrà richiedere il sopralluogo congiunto alla Catena di Porto per accertare gli altri servizi. Risponderei. Per l'emanazione delle ordinanze.
prendo atto che qualcosa è stato fatto, però adesso ho sentito nella risposta del sindaco che c'è stato un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico congiunto all'autorità dell'agenzia giudiziaria, quindi adesso mi aspetto in tempi rapidissimi l'emanazione dell'ordinanza per il ripristino dello stabilimento. Siccome c'è un'altra interrogazione simile a questa che riguarda sempre i sequestri degli stabilimenti balneari, mi riservo, mi ritengo su questa parzialmente soddisfatto, adesso in attesa di ricevere di leggere le ordinanze di ripristino dello stabilimento, e poi mi aspetto che rientra anche un altro aspetto che conosci la risposta all'interrogazione che riguarda la famosa finitina e se questo è la finitina, vi riservo di fare ulteriori dichiarazioni successivamente. Grazie Presidente, Presidente. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 44 del 2 settembre 2018 è stato approvato il piano di alienazione e valutazione del patrimonio per gli immobili successivi, cioè l'ente in cui lo stesso è stato già concessionario. Il 28 dicembre 2018 il Comune di Castello ha tenuto una trattativa privata di vignettine di 691 metri quadrati con solo agricolo per la cifra di 55 euro. Il sequestro preventivo del 2 aprile 2019 a capo del personale della Guardia Costiera del Canto e delle altre famiglie di Presidente di Marina Franca è stato convalidato il 2019 dal Giudicato. Ad eccezione di tutti e dito, sulla vostra sequestro di consigliato Sant'Anna Trovale del locale, sito sul comando di Castellana di Età Marina, sono state poi referendo occupazioni di energia abusiva, violazione notizia, casaggistica e ambientale, oltre al trovamento di intervento. Considerato che durante la sede del Consiglio Comunale del 2 settembre 2018 il Consiglio di ignoranza si apparava chiaramente con questo intervento in termini di nazioni, in quanto riteneva che anziché avere l'amministrazione dovesse salvaguardare e proteggere la marina mediterranea, preso atto delle contestazioni dell'autorità giudiziaria, opere abusive realizzate in maniera difforme da quanto previsto nei relativi titoli autorizzativi, ovvero in difetto degli stessi per un totale di 1.100 metri quadrati, chiedono assieme alla Presidenza che tengono opportuno avviare le procedure previste dalla legge per annullare l'atto di convalidazione della giudizia dei diritti gravi contenuti nello stesso atto e quindi in variazione di amministrazione centrale presa in tempi parlamentari rispetto ai danni di vendita di immagini subiti dal Comune di Castellani. Con riferimento all'interrogazione presentata nella seduta del 16 aprile 2019 del Consiglio Comunale di Pippa circa la vendita del Comune di Castellani Marina, si riporta a raccolta di competenza quando presso. Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale della 130/2016 si è assegnato in concessione l'area generale di Villa Energia costante di proprietà della città Poi. Con istanza del 24/7/2017 la ditta inoltre proposta di acquisto di 691.24 dell'area comunale costretta di Medina. Con relazione del 3/11/2017 si è stimato il valore commerciale dell'area costretta di Medina circostante di titolo 30 ore per il prezzo di 55 euro oltre a spese di personamento per il del ministro. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 44 del 2018 si approva la realizzazione e valorizzazione. Con lettera in titolo del 4/10/2018 si invitava la ditta a formulare l'offerta di acquisto, la ditta ha formulato l'offerta per l'acquisto dell'area in questione nel 15/10/2018. Con determinazione dirigenziale numero 1733 del 5/12/2018 si avviava l'area comunale cosiddetta Finetina a librare il catasto entro la maggiore consistenza delle particelle 2415, 3056, 3058 del foglio 105, si trovavano sul comunale. Con atto alloggio del segretario comunale, con il repertorio 2273 del 18/12/2018, si stipulava il contratto di acquisto. Giova evidenziare che il suo oggetto della vendita in questione non è un solo articolo, se fosse stato tale avrebbe avuto sicuramente un valore commerciale della vendita inferiore al valore più suo la terapia finitina, altro netto una definizione assolutamente per indicare le porzioni di aree di proprietà comunale contigue alla fascia costiera di Magna di Nicola. Aree che non hanno mai espresso volumetria sia per il PDF che per l'attuale tutto. E sono sempre state
destinati al Comune di Castetta a dare il servizio della balneazione e comitato concesso in locazione di questi stabilimenti balneari sparsi lungo il litorale. Trattasi comunque di aree alcune trasformazioni e modifiche subordinate al piano regionale delle coste e al piano comunale delle coste. Architetto Pasquale. Proprio quell'area sottoposta più successivamente a sequestro,
festeggiato importanti traguardi, non si sono accorti che lì su quell'area non c'era neanche un albero di vita. Cioè qui ci deve essere una corrispondenza rispetto a quello che approviamo in questo Consiglio Comunale e poi quella che è la realtà. Nessuno di voi durante i festeggiamenti, oppure durante i festeggiamenti del 6 gennaio della Befana, nessuno di voi si è chiesto, ma scusate, ma noi 22 settembre il Consiglio Comunale che abbiamo inserito nel piano delle alienazioni una pietina, ma io qui non vedo nessun albero di pino, e come mai? Non vi sotto nessun dubbio. Sapete quello che votate? Oppure votiamo, altrimenti ci facciamo sostituire da dei robot, anticipiamo l'intelligenza artificiale, perché se non c'è corrispondenza, se poi non c'è una valutazione empirica di quello che approviamo, andiamocene. Allora, cari consiglieri, caro sindaco, cari assessori, tutti coloro che erano il 5 novembre a festeggiare importanti traguardi su quel suolo, non vi siete accorti che lì non c'era più una pietina, ma c'era una terrazza, un ristorante con annessa cucina? Non vi siete accorti di nulla? Altro che gravi indizi. E rispetto a questo il Comune non intende fare nulla, non intende avviare le procedure previste dalla legge per annullare quell'atto di compravendita. Nulla, nulla viene detto in merito a questo. Un fatto grave, che il dirigente dice, ma no, non era un terreno agricolo, altrimenti la valutazione sarebbe stata ben superiore. La determinazione è stata fatta sulla base di parametri datati al 1992, quando il prezzo era 5.000 lire per metro quadrato. Dove c'è stata la rivalutazione? Siamo nel 2019, non più nel 1992. Una terrazza di 641 metri quadrati venduta per 55.000 euro a trattativa privata. Se era così basso, poteva acquistarla chiunque, poteva acquistarla chiunque, ci saremmo messi, ognuno poi ne determinava l'uso, come è stato determinato, senza avere titoli autorizzativi. Allora, di fronte a questo, io chiedo, questa maggioranza, questo sindaco, concludo, e questa giunta non hanno da dire nulla, un fatto gravissimo, che ha insieme agli altri sequestri leso l'immagine turistica già compromessa per le tante potenzialità della marina, già compromessa. Allora, qui c'è un fatto grave e questa giunta e questa amministrazione non spende una parola in difesa delle proprie prerogative, in difesa di quello che il 22 settembre del 2018 è stato deliberato da questo Consiglio Comunale, un piano di alienazioni per una pietina, quando su quel suolo era già stato fatto altro e quando il 5 novembre stavate festeggiando e non vi siete accorti che su quell'area non c'era più un albero di pino. Grazie consigliere Di Pippano. Prego sindaco. Sì, grazie. Consigliere Alfredo, invito all'amministrazione, non so se questa è la formula, di dare la determinazione la settimana per il progetto in bando di asta pubblica per l'allocazione dei mobili comunali di 7 posti. Prima di tutto perché il termine è troppo breve, non so se 14 giorni è un termine previsto per legge, perché la determinazione del 4 aprile, la scadenza è domani 17 aprile, il 10 siamo il 18 aprile e poi all'interno del bando c'è un termine concorrente. Quella che segnalo è ad esempio si parte una base d'asta di 5.000 euro e poi si chiedono due mensilità con una cauzione di 1.200 euro. Che parte delle modificazioni sono pari ad euro 7.200, onde evitare che l'amministrazione questo bando nasca con contenziosi, vediamo di ritirarlo in loro maniera. Chi detto dopo? Con riferimento all'interrogazione presentata nel 16 aprile 2019, l'ultimo scorso, il consigliere comunale Raffaele Rocchi, circa il bando di carta
adattamento e locazione dell'immobile comunale di Sette Pozzi si riporta con lo stesso. Si è seguita la procedura di urgenza per la pubblicazione e scadenza presentazione delle offerte. Per quanto incongruente circa la costruzione di 1.200 euro, si è trattato di un percorso, si conferma che il canone annuo a base d'asta è di 5.000 euro. Non è pervenuto alcun ricorso e ho osservazione. Prego, signor. Grazie. Signor Davis. Premesso che con la delibera di giugno numero 130 del 21 agosto 2018 si propone di escludere tutte le aree prive di confini incerti delle zone non interessate da sorti criminali dal parco naturale regionale di Area delle Gramine, facendo anche riferimento alle richieste che incoscioli di escludere dal parco le superfici coltivate e quelle parzialmente boscate destinate a pasto, sopralluoghi effettuati secondo la situazione della nave del interesse tecnico. In data 19/9/2018, lo scrivente chiedeva copia dei seguenti atti presupposti nella delibera, richieste dei contori, le zone interessate sulla via effettuate, le associazioni di categoria sentite, oltre a copia di verbali degli incontri avuti con le associazioni sopracitate. Constato che a distanza di due mesi è stato consegnato uno solo dei documenti richiesti, sottoscritto, chiede se le associazioni sono state realmente sentite, se sono state effettuate dei sopralluoghi e se esistono dei verbali. In caso affermativo, copia dei documenti richiesti in data 22/2018. In riferimento a quanto riportato in oggetto, facendo seguito alla interrogazione della seduta del Consiglio del 13/12/2018, premesso che il mese di gennaio 2019 l'ingegnere Alberto Marinelli, istruttore direttivo tecnico all'Unione di Servizio presso l'SQN, ha consegnato per rimano tutta la documentazione presente nel fascicolo in questione. Con la presente si riconsegna in copia tutta la documentazione agli atti di questo ufficio, in particolare richiesta proposta di modifica dall'Associazione Nazionale per la Caccia. Verbale sottoscritto assieme ai consigli comunali di Tria, Rocchida, del responsabile dell'Associazione Urca, Compa Agricoltura e ANLC. Delibera di giunta comunale numero 130, proposta di determinazione dei confini del parco delle Gramine, numero 6 stralci grafici, la proposta di determinazione dei confini del parco delle Gramine. Architetto, avvocato. Spero che nel frattempo il sindaco sia avvenuto e quindi non pensi ancora di fare una deportazione così massiccia del parco delle Gramine, che è magari rimasta soltanto una idea di fondo, un'idea strampalata, fatta un mese dopo il PUC dove aveva determinato delle zone di alto interesse ambientale. È chiaro che io non condivido, ma ritengo legittime le richieste fatte dai cacciatori. Dicono vogliamo eliminare solamente 900 ettari dal parco, non per il parco che 500 ettari, c'è soltanto 2000 ettari, quindi una metà, perché abbiamo necessità di praticare quello che è la nostra vita. Io non lo condivido, ma l'accetto, è legittimo. La cosa strana è che subito dopo la richiesta qualche cacciatore venga a fermarmi e chiedermi come mai io sia contro di loro, perché quando chiediamo un documento poi divertiamo, diciamo, quelli che contrastano l'amministrazione, cioè da controllori, praticamente li abbiamo controllati, è già questo un po' meno simpatico. Ma la cosa simpatica è che dopo un po' di tempo, dopo praticamente un anno forse, sì, dopo 7 mesi, anzi non un anno, viene fatto anche un incontro insieme ai rappresentanti degli agricoltori e ai rappresentanti di associazioni ambientaliste. E quella è la strada. Io dico, vabbè, gli agricoltori possono capire un parco, sono più i vincoli dei vantaggi, il parco effettivamente non ha avuto lo sviluppo che si aspettava, magari in realtà ci sarà uno sviluppo maggiore, ci può anche stare. Ma questi ambientalisti che chiedono di essere qui, eliminare ben 900 euro dal parco, chi sono? E mi viene consegnato un verbale senza nessun di protocollo, senza nulla, giusto così, firmato. Vado a vedere chi è l'associazione ambientalista e esce fuori che l'associazione si chiama URCA, presieduta dal professor Filippo Martellotta, noto
esperte amante di caccia, e in effetti l'associazione CURCA sta per l'Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino, cioè i cacciatori dell'Appennino diventano l'associazione ambientalista castellaneta e chiedono che il parco venga non ridimensionato, venga ridotto della metà. Quindi facciamo diventare dei cacciatori degli ambientalisti. Uno può dire io non sono a favore dell'ambiente, ma a favore della caccia, ci può prestare, però far passare un ambientalista, un'associazione di cacciatori presieduta da uno che è cacciatore da sempre, sinceramente fa ridere, per non dire altro. Quindi spero che questa delibera, che comunque doveva essere approvata dalla Regione, venga quantomeno rivista dal Comune di Castellaneta, perché il Comune di Castellaneta ha una grossa risorsa, che è l'ambiente, e il Parco delle Gravine potrebbe diventare un volano per la nostra economia, oltre che per l'ambiente. Quindi, per favore, cerchiamo di fare le cose non in base a quello che ci viene chiesto magari dai nostri sostenitori, ma in base a quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro dei nostri figli. Grazie. Grazie consigliere De Bellis, prego sindaco. Ce ne sono altre due di De Bellis. Ci sono diverse, buongiorno. Sì, grazie. Sempre De Bellis. No, uno di due consiglieri, Rocchi e De Bellis. Premesso che questa amministrazione ha autorizzato la sequenza di società immobiliari turistiche, società di Alacchia e di Project Simone, Ciccarone e SNC, rispettivamente per 284.000 euro, per 374, per 44 ore di interesse legale, lo sconto con opere individuate nella delibera di giunta comunale numero 58 del 2017 e numero 51 del 2016. Mentre la società di Alacchia sono più interrogazioni poste in passato al Consiglio di Unione con le quali veniva chiesto il pagamento o non per la sconto. Costato che sono trascorso meglio sia dalla Commissione italiana, gli interroganti chiedono di sapere quali sono le opere effettuate a sconto. In caso della teoria non fa nulla, possono incassare la comunità esterna di destinare tali a notevoli importi alla manutenzione delle strade adiacenti alla lottizzazione dell'Oterlando e quindi ai project circa uno, non lo so se confusione. Così come previsto dalla giunta comunale, la restante somma alla manutenzione straordinaria di necessità della passeggiata comunale. La società e del Project Simone ha presentato a questo ente il progetto per realizzazione delle opere di urbanizzazione sconto delle donne, che è stato inoltrato ai competenti enti per l'acquisizione dei pareri necessari per determinare la regolazione della stessa. Allo stato risulta essere ancora acquisito i pareri delle ferrovie dello Stato per la parte relativa alle opere da realizzare in La società Ciccarone SNC ha anch'essa presentato il progetto per realizzazione delle opere di urbanizzazione sconto parziale delle donne con forza di risorse. I lavori principali risultano essere iniziati in data 31/7/2017 con la comunicazione in atto e sospesi come la comunicazione del 12/2019 in atto. Si precisa che la società ha versato 4 milioni di costruzione della somma di 55.000 euro. La predetta società ha comunque già provveduto parzialmente a onorare parte degli obblighi assunti con la fornitura delle giustizie. Relativamente alla società di Alatria si riferisce quanto segue. Con nota del 29/2010 veniva notificata la predetta società la determinazione dirigenziale 196/14/2010, nella quale sono state indicate le date entro le quali si doveva provvedere al pagamento delle rate di cui non c'è. Con successiva nota del 21/2013, la società di Alatria Serena veniva rifiutata al pagamento delle predette rate dovute per l'organizzazione e modificazione di area standard, di cui è permesso il costruire il numero 33/2002 del 16/10/2006. Ed in mancanza la società di assicurazione generale di Azione per l'Italia, in virtù di polizza di diritto e messa garanzia. Con ulteriore nota del 9/4/2014 si procedeva a nuova diffida di confronto della società di Alatria Serena per il pagamento delle predette rate dovute per ogni organizzazione e monetizzazione a standard di cui al 15/30/2006. Alla data odierna la società di Alatria non ha presentato richiesta di sconto oneri agli atti di richiesta di realizzazione delle rate, l'atto delle quali risulta essere stata versata, l'intervento non risulta essere ancora completato. Infine, in data 10/4/2019, l'ufficio urbanista ha ulteriormente fidato la società di Alatria con il suo camerale al pagamento della somma di 284.000 euro, oltre l'interesse di corrente della data che lascia il permesso di costruire e che alla data del 10/4/2019 ammonta a 142.000 euro, così come previsto dalla delibera del commissario straordinario 34/12/8/2006, dalla delibera di giunta comunale 141/2008, numero 217/19/2009 e dalla determinazione dirigenziale 196/4/5/2010.
il 29 maggio 2019 è stata inoltrata, sempre alla società generale, un'ulteriore richiesta di pagamento, e quindi si chiede alla società di assicurazione di indirizzo la somma di 284.000 in ragione dell'articolo 5 delle condizioni generali della forza di gestione in un giorno, in oggetto del termine massimo di 30 giorni, non totalmente previsto, dovendo in caso contrario far valere i diritti dell'ente non esistito. Responsabile dell'area interrogato insieme a me e all'assessore dei servizi sociali.
Innesto alla sua interrogazione risposta scritta, assunto al protocollo generale e validato nel dicembre-aprile 9070, comunico che è stato richiesto apposito specifico parere al responsabile della protezione dei dati di questo ente, avvocato Antonio Arzano, il quale in data 23/4/2019 ha inoltrato la seguente risposta. Egregio dottore, formulo la presente al fine di fornire risposta al quesito in oggetto, rappresentandole quanto segue. Come da lì correttamente osservato, il riconoscimento del contributo 5.000 euro all'integrazione del canone di locazione comporta il trattamento di dati personali idonei a rilevare una situazione di disagio economico e sociale. Nel caso di specie, trova quindi applicazione il disposto di cui all'articolo 26 del decreto legislativo numero 33 del 2013, rubricato obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici. Il comma 4 del decreto legislativo del RGS esclude espressamente la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di provvedimenti di cui al presente articolo, qualora tali dati sia possibile ricavare informazioni relative alle situazioni di disagio economico e sociale degli interessati. Alla luce del chiaro disposto normativo, appare quindi condivisibile l'operato del capo area, dovendosi, come detto, escludere tassativamente la possibilità di procedere alla pubblicazione dei dati identificativi dei beneficiari dei contributi in oggetto. Inoltre, considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento dell'Unione Europea, per dato personale deve intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona identificata o identificabile, è rilevato che si considera identificabile la persona fisica che può essere individuata direttamente o indirettamente anche attraverso l'incrocio con altre informazioni, sono dell'avviso, diceva il nostro incaricato della privacy, che debba altresì escludersi la possibilità di procedere alla pubblicazione dei beneficiari di cui trattasi mediante indicazione delle sole iniziali. Quindi ci diceva, non solo non si può pubblicare nome e cognome, ma non si deve pubblicare, non si devono pubblicare neanche le iniziali. Questo ci diceva il 23 aprile l'avvocato, il nostro incaricato, a seguito delle interrogazioni del 19 aprile del Consiglio dei Ministri. Ed infatti, come precisato dall'autorità garante nelle linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul sito, sul web, da soggetti pubblici e da altri enti pubblicati, la prassi di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sue iniziali non è di per sé sufficiente per garantire l'anonimato, poiché attraverso l'incrocio tra potrebbe comunque risalirsi all'identità del beneficiario, tanto più in specifici contesti, quale può essere quello di un comune di ridotte dimensioni. Per completezza, si osserva da ultimo che le informazioni in questione devono pure ritenersi sottratte all'accesso civico cosiddetto generalizzato, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quello oggetto di pubblicazione, ai sensi del presente decreto, trattandosi di dati, qui dice, sottratti a qualsiasi forma di pubblicazione. Resta tuttavia ferma, secondo quanto chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la possibilità che i dati personali in questione possano costituire oggetto di comunicazione a favore di uno o più soggetti determinati per effetto di apposite istanze di accesso ai sensi della legge 241/90, a condizione che dall'istanza medesima risulti comunque un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante, corrispondente a una situazione di intero di tutela giuridica di rango almeno pari all'interesse e alla riservatezza del soggetto a cui i dati si riferiscono. Tanto premesso, nella speranza di
aver precedentemente riscontrato la sua richiesta, resta a disposizione però un ulteriore eventuale chiarimento. Questo è l'avvocato Arzano che scriveva Sicuro, e il dottor Sicuro ha inoltrato il 27 aprile risposta all'interrogazione del consigliere del Pepis. La predetta risposta è esaustiva rispetto alla sua interrogazione. Però c'è altro. Perché il consigliere del Bendis, che il 19 aprile ha fatto l'interrogazione chiedendo che venisse pubblicato tutto, e ne ha risposto Sicuro Arzano, dicendo che non si può fare, non si può mettere nome e cognome, non si possono mettere neanche le iniziali, cosa fa? Il 3 maggio ritorna a Bomba il consigliere del Bendis e dice: in data 3 settembre 2018 Codesto ente ha pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione comune di Castellaneta, competenza anno 2016. In data 24 gennaio 2019 con determina dirigenziale numero 176 si è proceduto alla realizzazione delle somme spettanti a ciascun cittadino relativo all'assegnazione dei contributi all'integrazione dei campi in locazione in esecuzione della determina numero 1837 che riapproviava la graduatoria delle vendite. In data 27 febbraio 2019 il consigliere comunale di Bibba presentava richiesta di accesso agli atti, quindi è De Pellis che richiama il e dice: in data 13 marzo 2019 sempre il consigliere comunale di Bibba presentava una richiesta di supplemento di istruttoria relativo all'assegnazione dei contributi ad integrazione dei campi di locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 431/98. In data 26 marzo il responsabile della sestrale, dottor Giovanni Sicuro, comunicava al consigliere richiedente che l'elenco di tutti i beneficiari del contributo regionale integrativo al piano di locazione ai sensi della legge regionale 431/98 era stato trasmesso. In data 21 marzo 2019 la Guardia di Finanza è stata per gli opportuni accertamenti, come avvenuto anche negli anni precedenti. In data 12 aprile 2019, con l'interrogazione e risposta scritta ora, il consigliere comunale di Bibba, sempre si chiama di Bibba, chiedeva al sindaco di attenzionare quanto sopra, infatti io mi sono allarmato, e quali eventuali provvedimenti di natura amministrativa e politica intendesse assumere. Considerato che l'interrogazione di cui abbiamo perso è stata interpretata anche dalla stampa locale, dice il De Bellis, anche dalla stampa locale, come implicante il possibile coinvolgimento di uno o più amministratori dello stesso comune di Castellaneta nella falsa dichiarazione di dati necessari al conseguimento del contributo in oggetto, che in effetti la condotta prefigurata, ove effettivamente consumata, oltre a integrare grave specie di reato procedibile d'ufficio, configurerebbe anche una chiara ipotesi di responsabilità politica, che i sensi dell'articolo 43 della 267 del 2000, abbiamo saltato 20 anni di normativo sulla privacy, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende, enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni di loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, che nell'esercizio di questa prerogativa proponevo l'interrogazione del 19/4/2019, che abbiamo letto prima, che pertanto in conferente e nella risposta reiettiva, se l'è fatta scrivere, reiettiva, del 27/4/2019, il richiamo all'articolo 26 del decreto legislativo numero 33 del 2013, che lungi dal disciplinare l'accesso privilegiato dei consiglieri comunali alle informazioni necessarie espressamente al loro mandato, concerne il più generalizzato riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del comune. Che dal contenuto dell'interrogazione proposta dal collega consigliere di Bibba parrebbe che a questi la richiesta graduatoria sia stata fornita, parrebbe che a questi, con la conseguenza che la risposta reiettiva conseguente all'interrogazione costituisce anche un'illegittima disparità di trattamento fra De Bellis e di Bibba, sarebbero stati trattati in maniera difforme dal dottor Sicuro. Sto leggendo.
Quindi voglio vedere fino a che punto lei vuole divertirci oggi con queste sue interrogazioni. Il gatto la che è iniziato, ma si non si piace, io non l'ho mai interrotta. Sì, è bello. Se vuole avete fatto due interrogazioni a testa, forse neanche Totorrina, e siamo però ancora a Barretta. Non siamo anziani, sia cavolo, mi sto divertendo. Stai sedendo. Che l'iniziativa da me proposta non è finalizzata a ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico, sociale e interessante, no, ma a verificare e a far emergere la sussistenza di deprecabili accuse degli amministratori locali in danno dei cittadini in situazioni di disagio economico sociale, che in ogni caso il diritto alla riservatezza delle persone interessate sarebbe garantito dall'ultima a linea del citato articolo 43,2 del sempre famoso testo unico, ai sensi del quale essi sono tenuti a segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. E quindi no, ma io sottolineo che devo dare atto che i consiglieri interroganti ammettono che sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Ne ha parlato tutto il paese, proprio perché sono tenuti al segreto. Andiamo avanti. Che anche quest'ultima disposizione dimostra quanto sia arbitrario occorre un'interrogazione già proposta alla previsione dell'articolo 26 del 33 del 2013, sempre di RGS. Alcuna ragione infatti il legislatore avrebbe potuto di prevedere un dovere di segretezza sull'informazione ricevuta da parte dei consiglieri comunali nei casi specificamente determinati dalla legge, ove negli stessi casi fosse proprio precluso il loro diritto di accesso. Che comunque dalla stessa risposta reiettiva si fa salvo, secondo quanto chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico, la possibilità che i dati personali in questione possano costituire oggetto di comunicazione a favore di uno o più soggetti determinati per effetto di apposita istanza di accesso, a condizione ovviamente che dall'istanza medesima risulti comunque l'interesse diretto, concreto e attuale dell'istante, corrispondente a una situazione meritevole di tutela giuridica, diranno almeno pari all'interesse e alla riservatezza del soggetto a cui i dati si riferiscono. Con la presente interrogazione, la quale all'occorrenza valga anche come apposita istanza di accesso agli atti, è finalizzata ad assumere informazioni sulle eventuali responsabilità degli amministratori locali, quale presupposto necessario per esercitare il diritto a proporre al Consiglio mozione di sfiducia, ai sensi dell'articolo 52 del 2, nonché del vigente statuto comunale del regolamento del Consiglio, che una persistente riottosità nel fornire l'informazione richiesta, pregiudicando irrimediabilmente la stessa possibilità di esercizio del mandato democratico, indurrebbe a ricorrere a più alte leve di controllo amministrativo, prefetto o giudiziario. Questa cosa del più alte leve mi ha spiegato. Che obbligo del pubblico ufficiale denunciare all'autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia in esercizio a causa delle sue funzioni. Che ai sensi dell'articolo 332 del codice di procedura penale, lei che è un principe del foro, la denuncia contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Un PM, appunto. Contiene inoltre quanto è possibile le generalità, il domicilio e quanto altro altro alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, situazione mafiosa, che in adempimento al predetto obbligo costituisce delitto ai sensi dell'articolo 361 del codice penale. Quindi andiamo alle richieste. Chiede alla signoria vostra, ed era praticamente a sicuro diretta questa interrogazione, poi al sindaco, se tra i beneficiari del contributo in oggetto vi siano uno o più amministratori dello stesso comune di Castellaneta,
In caso di risposta positiva alle sue loro generalità, se in relazione alla predetta posizione sono stati compiuti debiti controllo già richiesti con altre interrogazioni al consigliere di FIPA e all'esito degli stessi uno o più amministratori locali siano stati nominativamente denunciati all'autorità giudiziaria in adempimento al dovere previsto dall'articolo 361 del processo. Riserva all'esito di quanto sopra la proposta di eventuali mozioni di sfiducia e o l'assunzione di ulteriori iniziative. Questa è la interpretazione. Andiamo via consigliere. La seconda interpretazione. La risposta è del dottor Sicuro, che dice: in esito alle interrogazioni in oggetto relativa all'assegnazione dei contributi per il sostegno delle abitazioni in locazione nel comune di Castellani di competenza anno 2016, assunta al protocollo numero 9990 in data 3/5/2019 indirizzata allo scrivente al sindaco, che ci legge in copia, prende far rilevare, ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione numero 59 nella seduta del 13/12/2018, articolo 48. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intende adottare in relazione a quello specifico fatto. Esse sono presentate verbalmente dal Presidente, da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta. Pertanto i funzionari non possono essere destinati alle interrogazioni, interpellanze e mozioni, si lamenta il dottor Sicuro. B. Si ritiene comunque di dover precisare, per quanto di ragione nei limiti degli obblighi di legge, che la posizione dello scrivente in ordine alla vicenda in questione è illustrata nella determina numero 737 del 6/5/2019, che si allega, ce l'abbiamo. C. Che la nota in oggetto è stata richiesta per la prima volta l'accesso agli atti e che, così come per le analoghe richieste di altro consiglio comunale, non vi sono motivi ostativi all'accesso, visto che il richiamo dell'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. L'ufficio è resta a disposizione dei consigli comunali per l'accesso agli atti e nessuna riottosità è mai stata manifestata, né dallo scrivente né dai dipendenti assegnati agli uffici, né vengono frapposti ostacoli all'esercizio dei diritti dei consigli comunali. Si invita infine la signoria vostra ad astenersi per il futuro dall'esprimere giudizi in ordine alla conformità della condotta dello scrivente ai precetti del codice penale. Questa è la risposta del dottor Sicuro all'interrogazione di De Bellis. Questa è la prima parte, dove De Bellis è sicuro sostanzialmente, investendo nella questione anche il nostro delegato privacy, sono stati addisquisi, se si potesse, questo avveniva a fine maggio, no? Sono stati addisquisi sul fatto se si potessero rendere note le generalità o almeno, come dire, le iniziali del nome, e quindi insomma, abbiamo, come dire, elencato tutti gli articoli del codice penale, quando invece il 14 marzo 2019, quindi 8 mesi prima, il consigliere di Pippa, consigliere comunale, avviso comunque presentava al responsabile dell'area servizio sociale e anche alle strutture amministrative. Scriveva alla signora Rosa Carina, direttamente del consigliere comunale, mi meraviglio che nonostante una cultura sterminata da parte di entrambi, nonostante una disamina approfondita di tutti gli articoli del codice penale, non abbiano neanche sfogliato il testo unico degli enti locali e quelli che sono i rudimenti del diritto amministrativo, che porterebbero a comprendere una cosa banalissima, che le interrogazioni uno devono essere rivolte alla Giunta, due, qualsiasi richiesta deve essere indirizzata al capoaria e il capoaria all'interno della sua area smista ai diversi dipendenti o sia parte dei suoi. Questo è sfuggito nonostante i due malamandrini si siano scatenati su questa vicenda. Oggi finisco di dire, poi devo replicare e saremo, come dire, attentissimi ad ascoltare la sua lettera. Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nel comune di Castellani, competenza anno 2016.
richiesta supplemento di istruttoria. Premesso, in data 3 settembre 2018, potesse essere pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni locazioni comuni di Castellaneta, competenza anno 2016. In data 24 gennaio 2019, con determina dirigenziale numero 176, si è proceduto alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun cittadino, relativo all'assegnazione dei contributi all'integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale numero 431 del 98, come da elenco depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, in esecuzione della determina numero 1837 del 2018, che riapprovava la graduatoria degli aventi diritto. In data 27 febbraio 2019, il sottoscritto, in qualità di consigliere comunale, presentava richiesta di accesso agli atti, protocollo numero 4700. Considerato che dall'esame del fascicolo della documentazione prodotta da ciascun cittadino non risulterebbe indicata la posizione del coniuge in riferimento ad un beneficiario del contributo, il vice sindaco ed assessore Annalisa De Torre, scrive il buon libro. Infatti la stessa dichiara che il suo nucleo familiare è composto da tre componenti, e i miei figli, pertanto risulterebbe il coniuge, così come richiesto nell'avviso pubblico, reddito anno complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 15.250. Chiede di verificare se la documentazione prodotta è idonea a ottenere il beneficio e se si approfitta per richiedere un'ulteriore verifica per tutti i beneficiari del contributo. Al fine di dissipare il giudizio di legittimità del procedimento e contributo liquidato, si sollecita un supplemento di istruttoria e, laddove dovessero emergere irregolarità, di attivare immediatamente le procedure per il recupero delle somme. Quindi abbiamo già stabilito che non era dovuto il contributo e che dovevano recuperare le somme. Si parla di eventuali. Allora, no, la cosa bella è che un mese dopo, De Peris e Sicuro sono stati a dissertare sulla possibilità di pubblicare un evento. Un mese prima, cioè quando De Peris diceva parrebbe che di Pippa aveva già fatto nome e cognome suo, del coniuge, della generazione, codice fiscale, fatto anche un quarto livello del comune a una categoria B. Con determina dirigenziale numero 176
si è proceduto alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun cittadino relativo all'assegnazione dei contributi, all'integrazione dei canoni di locazione, così come dall'elenco depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, determina numero 18 del 2018, che riapprovava il contratto di diritto. In data 27 febbraio 2019, il sottoscritto in qualità di consiglio comunale presentava richiesta di accesso agli atti con il foglio 4700. In data 13 marzo 2019, protocollo numero 58, il sottoscritto in qualità di consigliere comunale presentava una richiesta di supplemento di istruttoria relativa all'assegnazione contributi e integrazione dei canoni di locazione. In data 26 marzo 2019, protocollo numero 6750, il responsabile della sesta area, dottor Giovanni Sicuro, comunicava al sottoscritto che l'elenco di tutti i beneficiati del contributo regionale integrativo a canoni di locazione è stato trasmesso in data 21 marzo 2019 con nota protocollo numero 6500 alla Guardia di Finanza di Castellaneta per gli opportuni accertamenti. Chiede alla signoria vostra di attenzionare quanto sopra e quali eventuali provvedimenti di natura amministrativa e politica intende intraprendere. Questa è firmata solo dal sottoscritto. Una piccola parentesi, spiace che sono trascorsi 32 giorni da quando ho chiesto il supplemento di istruttore, il dirigente non ha avviato il procedimento amministrativo. Questo è un procedimento amministrativo a garanzia del, virgolettato non si legge, di accertamento della Guardia di Finanza. Prendo atto che il dirigente ha rifiutato questa richiesta. Il dirigente, in realtà, con determina numero 737, del 6 maggio 2019, cosa dice, così chiudiamo, poi vi dico la mia. Viste le determinazioni della sesta area, quella di approvazione della graduatoria, la riapprovazione, la liquidazione delle diverse determine, considerato che in data 14 marzo 2019 il protocollo 5897 è pervenuta dal consigliere di Pippa Giambattista una richiesta di supplemento di istruttoria incentrata sul fatto, ed è quella che vi ho letto prima, qui come con i puntini perché non si può trovare nome e cognome, invece ha fatto tutta l'interrogazione. Rilevato che sul piano dell'ortodossia procedimentale e per gli interessi privati che vengono in rilievo, che a procedimento concluso non può trovare ingresso alcun supplemento di istruttoria. Quindi non sarebbe neanche il caso di fare il supplemento di istruttoria, sta dicendo. Soprattutto perché la nuova indagine venga richiesta al dirigente rimasto estraneo al procedimento. Ritenuto tuttavia che il principio di buon andamento e di trasparenza dell'attività amministrativa imponga di prendere ugualmente in considerazione la richiesta, assegnando i fatti in essere illustrati la valenza di notizia, considerato che in conseguenza l'Ufficio Servizi Sociali ha attivato le necessarie verifiche le cui risultanze, illustrate nel verbale in data 23 aprile 2019, che somette di allegare per la necessità di liberare i dati sensibili in esso contenuti, vanno nel senso dell'assoluta invarianza sia del dato relativo al contributo massimo concedibile che del dato relativo al contributo attribuito. Ritenuto che, in definitiva, quella ipotizzata dal consigliere istante ha assunto la consistenza di una mera irregolarità che non ha influito in alcun modo sul diritto del soggetto interessato a percepire il contributo, né ha avuto effetti penalizzanti sugli altri richiedenti il beneficio. Chiaro il concetto? Considerato che, in virtù della normativa introdotta dall'articolo 21 nonis della legge 241/90, il ripristino della legalità violata non è di per sé sufficiente a legittimare l'esercizio del potere del tutela, essendo necessario esistere un interesse pubblico ulteriore, dato atto che le considerazioni innanzi svolte dimostrano che non esiste alcun apprezzabile interesse pubblico ulteriore, diverso dal ripristino della mia legalità violata, che legittima l'esercizio del predetto determina. Per le motivazioni in premessa indicate e che su questa parte si intendono integralmente trascritte, di prendere atto che a seguito del supplemento di istruttoria finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'avviso pubblico, requisiti richiedenti, è emersa l'assoluta invarianza sia del dato relativo al contributo massimo concedibile che del dato relativo al contributo attribuito, anche in presenza di ulteriore reddito per il numero.
aggiungere al reddito dichiarato l'altro reddito e vedere se comunque sia all'interno dei requisiti. Quindi, lo ripeto per maggiore velocità di comprensione, qualora possono stare dichiarati entrambi e non fosse stato erroneamente interpretato il concetto di nucleo familiare, di nucleo residente in quella casa, perché il tema qual è? Che il marito, andando oltre, risulta essere residente in altra casa, in proprietà della mamma, e quindi non stava dichiarato nello stato di famiglia. Quindi, da questa erronea interpretazione del concetto di nucleo familiare, così come più volte novellato, perché ci sono state diverse interpretazioni anche negli anni da parte delle diverse magistrature, da questa diversa interpretazione, che anche magari erronea interpretazione, non è però emerso alcun reato, non è scaturito alcun reato. Perché? Perché posso se no? Mi scusi, consigliere Pino. Il dirigente nella determina, vi spiego il concetto di prova di resistenza, assommando un reddito all'altro, comunque sarebbe stato, si sta, comunque si resta di sotto della soglia limite, e comunque la graduatoria dei beneficiari non varia in alcun modo, ha detto il dirigente, con atto pubblico sottoscritto e pubblicato. Siccome abbiamo scoperto chi era che si nascondeva dietro appunto questo maradam, io voglio ai consiglieri, ma soprattutto ai cittadini, sottolineare, come dire, evidenziare la differenza di approccio. L'approccio inquisitorio con cattiveria e mettere alla gogna una persona, perché nessuno mi venga a dire che su Facebook non si era parlato, che in tutto il paese non si sapeva il nome, che c'era scritta anche al dipendente dietro la processione, i commenti, gli sfottò. Io due minuti fa ho chiesto al vice sindaco assessore del Torre, ho chiesto, siccome siamo nelle ipotesi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, che ha come titolo pubblicità e segretezza delle sedute, al comma 2, c'è scritto: la seduta non può essere pubblica quando si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone. Io ero dell'opinione di dover far spegnere la telecamera e parlarne in seduta riservata. Invece l'assessore del Torre mi ha autorizzato non solo a leggere tutti gli atti, che già sostanzialmente il segreto di Cucinella tutti quanti conoscevano, ma anche a trattare questo argomento in maniera quanto più aperta possibile, affinché tutti possano sapere come sta la situazione e possano anche comprendere, visto che, come diceva giustamente il Pellis, dacci la risposta politica, quando qui venivano chiesti gli eventuali provvedimenti di natura amministrativa e politica, io dal punto di vista amministrativo non ho riscontrato la malattia, il dolo, alcunché. Uno. Gli atti, il dirigente li aveva, come tutti gli anni, cioè trasmessi la Guardia di Finanza. Non c'è in alcun modo volontà da parte di questa amministrazione di procedere a tutelare chi che sia. E dal punto di vista politico, io voglio approfittare di questa circostanza per riconfermare la mia assoluta fiducia, non solo nell'assessore del vice sindaco, nella Torre, che mi rappresenta in pieno in mia assenza, e che da diversi anni dà un contributo all'amministrazione comunale di Castellaneta, questa è la mia convinzione. E sono altresì convinto che questa squadra, parlo degli assessori e dei consiglieri, con i difetti che tutti quanti abbiamo, mi veniva richiesta la risposta voi, me la sto dando, sono sicuramente la migliore squadra possibile oggi che Castellaneta può esprimere, perché se l'alternativa è data da persone, quando si parla del danno d'immagine al territorio, che veniva richiamato nelle interrogazioni prima, da persone che vogliono nel vedere sequestri a Castellaneta, nell'accusare, sottoporre a giudizi sommari consiglieri comunali, assessori, madri, posso dare risposta politica, posso dare risposta politica.
Ci sono anche gli estremi per un'eventuale denuncia o quant'altro? Ho detto anche, secondo me, non è il caso neanche di farlo. Perché io sono fermamente convinto, perché sono credente, che al di sopra della giustizia umana e della giustizia civile ci sia la giustizia divina, divina, e la cattiveria sarà punita, già in parte è stata punita, perché il livello è talmente basso che si qualifica da sé, già questo lo possiamo dire, ma la cattiveria è la, dire, l'andare alla ricerca del capito per fare del male, per danneggiare le persone, credo che sia un'accusa inqualificabile, che devo dire la verità, non è comune a tutta l'opposizione, perché c'è chi si distingue anche per classe, pur nella diversità di vedute, pur nel rispetto del ruolo, pur nello scontro, nel confronto anche acceso, non c'è quella cattiveria che tutti quanti voi consiglieri comunali, assessori, ma anche cittadini, potete riscontrare nell'operato di alcuni che vanno con questo fare vincitore alla ricerca non della verità, non della tutela dell'interesse pubblico, vanno alla ricerca dell'occasione per fare del male. Questo credo che sia la cosa più brutta che possa fare un amministratore pubblico, e visto che volevano una risposta politica, l'assoluta, totale riconferma della fiducia nel mio vice sindaco, persona di mia assoluta, lo ripeto, fiducia, la squadra, tutta la mia giunta gode della mia fiducia, i consiglieri di cui mi onoro di avere io la loro fiducia, visto che da anni mi sostengono, e rimarco l'assoluta totale differenza, il diverso modo di concepire la politica, non come attacco personale come fanno altri, ma noi veramente, parte dell'opposizione, lo facciamo nell'interesse dei cittadini. Grazie. Grazie sindaco, risponde il consigliere De Tennis. Un attimo. Vuole dire l'assessore alla lettera del corpo? Persone giovani e da amministratori che realmente vogliono amministrare
sottrarre il bene pubblico e il bene comune, che i controlli vengano fatti nelle sedi opportune e non sui social, dove chiunque si permette di commentare le vite degli altri e addirittura di inseguire persone fotografandole e giudicandole. Ho letto commenti di ogni genere sui social, come se da parte mia ci fosse stato un omicidio o altro. Vi chiedo scusa all'intera Assise, chiedo scusa all'intera cittadinanza per l'errore da me commesso, ma è un errore che, come ben avete potuto evidenziare e vedere, non ha portato ad alcun cambiamento né della graduatoria né del contributo che spettava a me e alla mia famiglia. E io non continuerò su questa vicenda, non qualora ci fossero gli estremi, non farò alcuna denuncia, perché comunque sì, ci sono gli estremi per denunciarli, assolutamente, perché io mi sento diversa. Vorrei iniziare questo mio intervento
rivolgendomi. Allora. Fatta questa necessaria parentesi,
è l'ordine dei fatti. La mia azione e quella del collega De Bellis è stata sin dal primo giorno indirizzata, come sempre, come sin dal primo giorno del nostro mandato, nel pieno rispetto e adempimento delle nostre prerogative ispettive e di controllo. Se volete sindacare il mio mandato e quello del sottoscritto, potete valutare decine e decine di accessi agli atti su qualsivoglia procedimento amministrativo, gara, atti, su qualsiasi. Quindi non era e non è una questione personale, nulla di personale contro l'assessore Annalita del Torre, ma nel pieno delle nostre prerogative, nell'esercizio delle nostre funzioni di controllo, nel momento in cui sono venuto a conoscenza dall'esame della documentazione di eventuali, perché il sottoscritto dalla prima istanza parlava e parliamo di ormai del era febbraio, quindi sono passati 4 mesi, si parlava, appunto si chiedeva l'accesso agli atti e dall'esame di quella documentazione era emerso questa eventuale irregolarità. E il primo passo che dovevo fare qual è? Interessare il responsabile del procedimento, che all'epoca era il dottor Perrone. Nel frattempo il dottor Perrone è diventato di nuovo comandante della polizia municipale e il procuratore è il dottor Sicuro. Quindi la richiesta di supplemento di istruttore era stata indirizzata al VUP e all'impiegata che aveva fatto l'istruttoria. Dov'è l'irregolarità? Non l'ho indirizzata agli organi politici, no? Era un richiesto di supplemento di istruttoria per avviare il procedimento amministrativo. Quello che inizialmente non è stato fatto. Perché il dirigente successivamente a quella richiesta di supplemento di istruttoria risponde dicendo: ho inviato la graduatoria per gli opportuni accertamenti alla Guardia di Finanza, come sostiene il dirigente, ho sempre fatto. Ma rispetto al passato c'è un elemento in più quest'anno, che non è stata attenzionata una persona. Quindi il dirigente manda semplicemente solamente la graduatoria e non anche il resto, dicendo: vedete che è emersa questa richiesta da parte del consigliere. Quindi non primo, non c'è nessuna irregolarità procedimentale da parte mia, perché l'istruttoria correttamente è stata indirizzata al dirigente del settore e all'istruttore che aveva fatto la pratica. Punto. Poi, successivamente, dopo quel mio consiglio comunale, vedessi che in quel preciso istante il dirigente si era presentato, ancora non aveva espletato quella richiesta di supplemento di istruttore, arriva la determina che il sindaco citava il 6 maggio 737, dove il dirigente conferma quelle eventuali irregolarità di cui parlavo e dice: legalità violata e mille irregolarità. Quindi conferma quello che dicevamo, conferma che nel nucleo familiare mancava un componente, mancava il reddito di quel componente. Però il dirigente mancava il reddito di quel componente di un individuo perché è stato accettato dal dirigente, non c'è stato. Lei nella dichiarazione non ha inserito il reddito di suo marito, anzi non ha esistito proprio lei, non ha inserito l'esistenza di suo marito, se l'è perso, diciamo così, se l'è perso. Allora il dirigente con quella determina che mira a chiudere la questione, ma la questione è tutt'altro che chiusa, la questione è tutt'altro che chiusa, però andiamo con ordine. Il dirigente appunto dice: vabbè, non mi è regolarità, legalità violata, ma il diritto al contributo resta intatto.
assessore alla cultura ha diritto. Fermi. L'autocertificazione che i richiedenti il contributo presentano, cioè, contiene una dicitura ben precisa. E infatti, nel citare tutti i passaggi, ho dimenticato di citare l'ultimo passaggio del 10 maggio, dove in seguito alla determina 737 chiedo al dirigente la decadenza del contributo, e adesso vi spiego perché. Nell'autocertificazione c'è una dicitura ben precisa e ben espressa. Che cosa dice? Consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del DPR del 28 dicembre 1445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità sotto la propria responsabilità. Questo che cosa determina? Una dichiarazione di pace. Allora, in base all'articolo 75, che cosa doveva fare il giudice? In quella determina, non cita il DPR. In base all'articolo 75 del DPR, la duplicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dei benefici, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità all'amministrazione, che si avverta della non veridicità delle dichiarazioni. Quindi il dirigente la deve fare tutta, perché l'articolo 75 dice che in caso di dichiarazione falsa o mendace ed è stato accettato che deve fare tutta la questo è per quanto attiene il procedimento amministrativo, e qui sono ancora aspettando la risposta da parte del Consiglio. Non la sto neanche sentendo, stavo parlando d'altro. Le 75, quindi, ma non solo. Questo è il DPR articolo 75, 445. Ma non solo. L'avviso pubblico all'articolo obblighi e sanzioni ed espulsioni, avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle dichiarazioni. Che cosa prevede? La violazione degli obblighi e la presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca del provvedimento di assegnazione delle somme. Quindi ha accettato la relazione dell'articolo 75, il dirigente dovrebbe procedere per la decadenza del contributo. Questo per quanto ci compete ci interessa, perché ancora, a me non risulta informazioni di questo genere, magari se questo gioco a loro è fatto qualcosa, la Guardia di Finanza non ha concluso l'accertamento
non era un'azione indirizzata verso evitare l'attacco personale ogni qualvolta che c'è stato un politico di questa maggioranza, è un attacco personale. Mi ricordo l'anno scorso il 10 giugno al Parco della Sessione Urbanistica, in cui nel frattempo è stata cacciata, attacco personale, è un attacco politico, è un attacco politico. E non c'è neanche l'attacco politico, qui volevamo semplicemente accettare, siamo stati dal primo all'ultimo giorno garantiti nel suo corpo. Ma lì c'è una sorta di colapare, se poteva uscire un minuto dopo e dire ho sbagliato, aspettavo 4 mesi, ma adesso non è a me che deve dare spiegazioni, vice sindaco e assessore alla cultura, non è a me, perché io sono prevenuto pazioso, è alla città che deve dare conto, al giudizio dei cittadini che adesso sarà sottoposto, nessuna cosa mediatica, ci sarà come sempre, io le rinnovo l'invito, visto che fa quella faccia, a recarsi negli uffici giudiziari a sporgere denuncia nei confronti di coloro che richiedono tanto che li metto offeso. Così le ripeto. Prima di non andare a fare e allo spino del Regis.
al sindaco Giovanni Guglielmi del Torre che è il responsabile, scusate la pronuncia in inglese, oggetto fammi riprendere e sentire del 32. Premesso che con delibera giunta comunale numero 12 del 25 gennaio 2018 è stata accolta la richiesta dell'associazione cinofila sportiva Viva Cinofila, concedendo l'area denominata Family Friendly finanziata anche tramite risorse del piano operativo FESR 2007-2013, linea 4.4, azione 4.4.3, per un importo pari a €344.520, integrata al percorso ciclo pedonale esistente e il percorso del Trail to, progetto costato €318.000 che originariamente prevedeva la realizzazione di numero 3 sentieri del Trail to, in corso d'opera si sono ridotti a 2, considerato che la giunta ha ritenuto la richiesta dell'associazione cinofila sportiva Village Rock all'interno di accoglimento 4x7 sia l'obiettivo della salvaguardia e tutela del patrimonio pubblico che la comunità degli stessi spazi pubblici, l'interrogante chiede di sapere se, a distanza di un anno, il Family Friend mantiene la finalità di aver giovani attrezzati del laboratorio didattico per via di università, vista la presenza di numerosi cari non previsti in origine, come e quando la popolazione può sostituire i tali spazi, se la manutenzione ordinaria dei due sentieri viene fatta con regolarità e se siete a conoscenza dello stato dei luoghi in questo momento, se le modifiche apportate, come la piantumazione degli alberi, la presenza degli alberi e degli cani alla strada per poter accedere con le macchine sono state preventivamente organizzate dal comune e dagli altri enti preposti dal momento che si troviamo in zona SIC e ZPS, a firma di Raffaele Rocchi e Agostino De Peris. Al sindaco, avvocato Giovanni Guglielmi, eventualmente al dirigente responsabile, oggetto decreti di nomina per opposizione e miglioramenti, premesso che in presenza di sentenza esecutiva, al fine di evitare un aggravio economico della valenza a causa del mancato o ritardato pagamento dei termini previsti di corrente della notifica del titolo esecutivo, va disposta immediatamente la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio e in ogni caso il tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge per evitare la maturazione di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente, punto 103 del principio contabile numero 2, considerato che negli ultimi mesi il sindaco con decreti di nomina sta conferendo numerosi incarichi legali per opporsi ai miglioramenti effettuati presso la tesoreria comunale in forza di sentenze esecutive, considerato che nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui la lettera A del primo comma dell'articolo 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000, sentenza esecutiva, corre l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio per il riconoscimento del debito, in modo da impedire di maturare di interessi di valutazione monetaria e di ulteriori spese legali, diversamente si potrebbero prospettare evidenti conseguenziali profili di responsabilità nel caso di tempi in attesa troppo lunghi, in particolare se la prossimità dello scadere o meno oltre il periodo di salvaguardia previsto la pubblica amministrazione, 120 giorni, ex articolo 14,1 del citato articolo. Considerato che in alcuni casi, come per un debito nei confronti di un dipendente comunale, nonostante il ritardo sia stato effettuato il riconoscimento del debito, ma si è arrivato al miglioramento con ulteriori spese di incarico e senza che da oggi ancora non sia stato pagato il creditore, si chiede di conoscere l'uno il motivo per cui l'ente pubblicheranno di aver salato la situazione per il sesso continuo subito le procedure esecutive, due il motivo per cui non si procede al tempestivo riconoscimento come debiti fuori bilancio di sentenze esecutive notificate all'ente, evitando di maturare ulteriori oneri che potrebbero dar luogo a danno erariale. Terzo è il motivo per cui si conferiscono incarichi di opposizione e miglioramenti fondati su sentenze esecutive, pur nella consapevolezza che per legge tali somme vanno riconosciute. Sempre a firma di Raffaele Rocchi e Agostino De Peris. Grazie. Grazie, consigliere Rocchi. Ci sono altre interrogazioni? Prego, consigliere D'Ambrosio. Certo, manutenzione del procedimento anno stradale. Curato che rispetto al comune garantire e farsi carico della manutenzione e gestione giudiziale delle strade. Il comune mantiene la proprietà di marciapiede e tale diritto di proprietà comprende l'onere di effettuare le opere di manutenzione comune necessarie. È infatti responsabile per i danni ragionati dalla voce in custodia colui che ha la custodia. Intesa come potere di gestione è, come capisce il codice della strada, gli enti proprietari delle strade provvedono alla manutenzione e gestione pulizia delle strade, dove l'opera finanzia al vetro, nonché delle attrezzature e impianti e servizi. Premesso che, dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, un mio sopralluogo in cui avevo documentazione fotografica, con
curato per marciapiede, si chiude in via San Martino, il marciapiede che costeggia la strada extramurale, che conduce al cimitero, sono praticamente finalizzati un percorso ad ostacoli, pericoloso da attraversare per chiunque, impossibile invece da attraversare per l'universalmente abile. Che il comune intercede a una situazione economica precaria, sarebbero gli anni migliaia di euro di contributi per far fronte alle numerosissime richieste di risarcimento danni da parte delle competenze e dei regioni a causa dell'attivo spesso che si sentono utenti che sono vittime di incidenti. L'interrogante chiede quando l'amministrazione intende porre rimedio a questi quotidiani disagi a cui i cittadini di Castellaneta, in particolare gli abitanti della zona San Martino, sono sottoposti. Passiamo all'altro. Manutenzione e situazione strade provinciali. Il 23 novembre, appurato che il 23 novembre 2013, il sindaco Pugliotti, nel nome dell'amministrazione comunale, inviava, tramite raccomandata indirizzata alla provincia di Taranto, segnalazioni rispetto alle condizioni fatiscenti e la scarsa manutenzione di molte delle strade provinciali che circondano la nostra cittadina, importante per la comunità di Castellaneta e Nord. Dopo l'alluvione dello stesso anno, come si chiedeva tra le altre cose, ripristino del ponte sulla strada provinciale 16 al fine di non procrastinare i disagi del presidente dell'azienda agricola di contratto a Montecampo. Ripristino delle efficienze e delle funzionalità segmentate dei canali di tutte le strade provinciali al fine di consentire di regolare il flusso dell'acqua piovana. Apposizione di idonea segnaletica statale anche al fine di segnalare eventuali pericoli o casi di eventi eccezionali. Che in un articolo su Vitica Sera del 19 ottobre 2019 lo stesso Pugliotti ha affermato importante fare chiarezza sulla legittimità del territorio comunale per informare i cittadini sulla situazione delle strade comunali e provinciali e per fare squadra con il mondo agricolo sollecitando interventi decisi in provincia e regione. E ancora ritengo sia importante innanzitutto distinguere le strade comunali da quelle provinciali. Le strade provinciali in competenza delle ente provincia in Taranto rappresentano atte importanti di collegamento basti pensare alla strada del Torre del Ponte, San Basilio, Castello della Marina, alla terza, e però proprio usa un contrasto romano. Lo stato interno, dicevo prima, in cui versa la viabilità di questi luoghi oggetto di numerose segnalazioni dalla provincia e dalla protezione civile, oltre che alla terra. Premesso che le condizioni delle strade sopra citate sono rimaste praticamente immutate, e anche la strada provinciale 16, la strada provinciale 23 e la strada provinciale 21, importante artere del settore agricolo costa il gas dell'Aletano adesso in condizioni ignobili. Considerato che il presidente della provincia di fuori il sindaco di Castellaneta, Giovanni Pugliotti, l'interrogante chiede a chi dobbiamo inviare le nostre segnalazioni per essere ascoltati, ma soprattutto per cercare di trovare delle soluzioni? Passiamo alla terza interrogazione, rischio incendio e provvedimenti. Giovedì 6 giugno la Gazzetta del Mezzogiorno titolava ridurre il rischio incendi, nuova ordinanza di Pugliotti, regole per private aziende per prevenire potenziali luoghi estivi. Ai proprietari e conduttori di terreni, giardini, aree di corte, responsabili di cantiere, gli amministratori di stabili orari aperte, viene intimato di procedere a propria cura e spese alla ripulitura da scorte, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione. E alla rimozione di erba secca di ogni altro materiale di amare, oltre a una serie di giusti specifici di diritti per i cittadini. Premesso che, dopo un attento sopralluogo di cui avevo anche un'ampia documentazione fotografica, ho purtroppo dovuto constatare che tutto il territorio di Castellaneta è completamente abbandonato a se stesso rispetto a questa problematica, che tutte le vie di spazi comunali, salvo pochissime eccezioni, sono diventate piccole foreste, praticamente inaccessibili ai più piccoli e non solo, per non parlare delle regioni l'intreccio tra vegetali e mattoni hanno dato una composizione a composizioni uniche del loro genere. L'interrogante chiede come può l'amministrazione chiedere ai cittadini di rispettare le ordinanze, rispettare, curare, salvaguardare la proprietà privata, ma anche e soprattutto quella pubblica, se l'amministrazione stessa la prima a lanciare il peggiore esempio possibile non curandosi del proprio territorio. Anche qui andiamo per voto. Concluso? No, scusi, passo alla quarta, no, questa è un'altra. Interrogazione dopo quando
l'operazione banca di incassare la manica, curato che martedì del 8 maggio con la lettera del numero 896 della settima area del 28/05/2019. È stata aperta una procedura per l'assegnazione del servizio di gestione a pagamento del parcheggio coperto e scoperto per la copertura ubicata in cassetta manica. Premesso che la lettera B1-5 dell'articolo 4 sulla città del banco per i requisiti di partecipazione sono tra gli altri le cose previste. Iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera del Commercio per un'attività che comprende il servizio oggetto dell'appalto. La lettera C1, possesso di un fatturato specifico relativo al cliente antecedente pari ad un terzo del valore del servizio, ovvero idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito. Permettendo quindi, solo a chi ha ottenuto un fatturato specifico nei 3 anni precedenti almeno di un terzo del valore del servizio di concorrere all'assegnazione di uno dei nostri. Che l'amministrazione deve cercare di sfruttare queste occasioni lavorative tentando in tutti i modi di agevolare e incentivare i giovani disoccupati, per stare tagli e no, invece di correre vincoli come in questo caso che in sostanza li esplodono in partenza. L'interrogante è di rivedere e formulare i criteri per la partecipazione al banco dell'assegnazione dei parcheggi in Castella Marina per permettere la partecipazione di tantissimi giovani disoccupati sul nostro territorio. L'ultima interrogazione. Anarchia e manutenzione strada comunale 65. Spetta al comune, accurato che spetta al comune garantire e farsi carico della manutenzione, gestione e pulizia delle strade, che già il 22 settembre 2018, la strada 65, strada che raggio per il raggiungimento della portata moderna di importanza alternativa per il raggiungimento dell'S13, che vuol dire che la strada è stata oggetto da mie interrogazioni durante il Consiglio Comunale dello stesso giorno. E nonostante le numerose segnalazioni, la strada continua ad essere una discarica già aperta, ma non solo. È infatti tornata ad essere percorsa da numerosi automobilisti che incurante il pericolo continuano ad attraversarla. Premesso che, dopo l'interrogazione che avevo presentato il 22 settembre 2018, il Comune aveva provveduto con mezzi di fortuna, numero 2 blocchi di cemento in cattive condizioni che presentavano diverse sporgenze in terra arrugginite e pericolose, a bloccare la strada, e dopo un mio nuovo sopralluogo di cui allego con documentazione fotografica ho potuto constatare che i suddetti blocchi di cemento sono stati rimossi completamente, permettendo quindi di cominciare il continuo pericoloso traffico automobilistico nei pressi della strada 65. L'interrogante chiede quando il Comune di Castella deciderà completamente di intervenire per ripristinare e riaprire ufficialmente la strada 65, fondamentale per gli agricoltori castellanetani e non solo, ma importantissima è l'alternativa per il raggiungimento della strada provinciale 13 che collega Castellana e Marina. Quando lo stesso Comune deciderà di far cessare questa situazione di totale anarchia che danneggia innanzitutto gli agricoltori e i cittadini castellanetani, tutti, oltre che la stessa amministrazione in caso di incidenti, o invece si pensa davvero di andare avanti come fatto fino ad ora, fidandosi semplicemente alla buona sorte? Qui abbiamo le foto, erano stati apposti dei blocchi di cemento per quella interrogazione che non sono stati spostati, sono proprio spariti. Cioè, quindi c'è proprio, è stato fatto un lavoro, è stato perso, cioè, si sono impegnati a farlo, quindi non lo so, spero che vi informiate, anzi sono sicuro che siete già informati sulla questione. Allora, detto questo, certo. Ora vorrei chiudere l'intervento non con un'interrogazione né un'interpellanza, ma con un appello che faccio a tutta l'amministrazione, sia il consigliere di maggioranza, al sindaco, all'assessore, al consigliere di opposizione. Sono stato in questi giorni, oltre che in giro per strada,
Bene, io sono qui per chiedere a tutti di sederci intorno ad un tavolo, tutti insieme, e cercare di capire come e cosa fare per risolvere il problema del cimitero vecchio, perché le condizioni in cui versa quel cimitero sono sotto gli occhi di tutti, lì abbiamo tutti i nostri cari, abbiamo tutti i nostri affetti, ci sono gli affetti di tutti, c'è la nostra storia, e non è possibile lasciarlo in quelle condizioni. Io sono aperto a qualsiasi dialogo, a qualsiasi dibattito con tutti, con chiunque voglia essere partecipe, in particolare con la cittadinanza, perché molte sono le segnalazioni dei cittadini che vengono a lamentare la devastante situazione del vecchio cimitero e che sono preoccupati e soprattutto dispiaciuti per i cari che sono lì a passare il resto del loro tempo. Quindi chiudo il mio intervento in questa maniera, sperando di aver stimolato la sensibilità di qualcuno e sperando di ricevere una risposta, ma anche ancora di iniziare un percorso che porti alla risoluzione del problema. Grazie. Grazie consigliere D'Arnosi, ci sono altre interrogazioni? Prego consigliere D'Arnosi. Grazie, sono stato assente il tuo consiglio, quindi mi sì. Allora le interrogazioni che mi rivolgo sempre al sindaco, alla giunta, aspettare se non sbaglio, e poi il sindaco si vista non è vigente, quindi non tutte le volte al sindaco, ma adesso non. Questa interrogazione è a firma di tutti e quattro i consiglieri di opposizione. Premesso che l'ABI, composta dagli assunti di LAMI, SPA, ERCA, SPL, diciamo, indicatari del servizio di accordo, proprio lo smaltimento dei bisogni urbani, intendori di questa vita, ha già comunicato di poter corrispondere ai lavoratori del servizio di igiene urbana il cosiddetto premio di produzione, già in scadenza nel mese di marzo del 2020. La lettera è stata presentata lo scorso di febbraio, altri concordato preventivo. La situazione sta creando ritardi nella costruzione degli stipendi dei lavoratori che già paventano la previsione della triste esperienza vissuta precedentemente alle dipendenze della vita a venire, dalla quale non più ricevuto percepito consistente somme maturate. Considerato che la vigente normativa, precisamente l'articolo 5,6 del decreto legislativo numero 50/2016, attribuisce alla stazione appaltante il conto di pagare anche in corso d'opera del 30 lavoratori delle esecuzioni arrivate, detraendo dal primo importo che sono giusto presentare il contratto, gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga urgente e procrastinabile sollecitare il responsabile comunale del servizio di discussione ad invitare, ai sensi del rispetto comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo numero 50/2016, l'atto di intervento per corrispondere per 15 successivi 15 giorni le competenze spettanti ai lavoratori. In mancanza di ciò a provvedere a pagare direttamente quanto dovuto, recuperando il relativo importo dalle somme dovute alla fine del servizio. Premesso che nel 2016 è stata avviata la procedura del predissesto tutto del posto, il relativo piano avviato nel libero numero del 14 gennaio 2016, approvato sull'organizzazione del Consiglio Comunale di Provenza del 12 aprile 2016 e rimodulato del 30 settembre 2016 e tuttora l'esame del Ministro dell'Interno, Commissione della Sanità Finanziaria degli enti locali, successivamente trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti della Sardegna. In data 4 maggio 2015, la deliberazione di giunta numero 51 si è proceduta all'accertamento straordinario dei studi e alla conseguente approvazione di disavanzo, delibera del Consiglio Comunale 19 e 18 giugno, numero 21 del 30 luglio 2016. Il disavanzo è stato rideterminato in delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 2016 in euro 3.555.317 per ripianare in 30 annuali rate costanti da 118.510,51 fino all'anno 2044. Ricordato che la Corte Costituzionale, la sentenza numero 18/14/2019, ha dichiarato l'eccezionalità costituzionale dell'articolo 1,714 della legge del 8 dicembre 2015, numero 208, legge di stabilità 2016, come sostituito dall'articolo 1,434 della legge 12 dicembre 2016, numero 202, bilancio di previsione del piano finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019. Successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale, sono
finanziario e al nuovo risolvere temporale la copertura del disavanzo, conseguente alla dichiarazione di legittimità costituzionale delle vecchie norme. Ancora, l'oggetto riordino strutture scolastiche. Premesso che in data 18 gennaio 2018, giorno dell'Open Day, il sindaco di Castellarini emanava la finanza a numero 3, con la quale disponeva la chiusura immediata e temporanea dell'istituto denominato Subito Centrale. Per tamponare la situazione di emergenza, il 20 gennaio 2018 veniva sottoscritto un verbale d'intesa per i dirigenti scolastici, Antonio Ludovico e Angelica Morchetta, sottoscritto dalla consigliera comunale, Samuele Tucci, e dall'assessore pubblico di istruzione, Emanuele Santoro, compresa in carico da parte dell'istituto operativo Subito di 12 aule, un laboratorio posto a pieno terra per primo piano lato sud del presso nominato Passi. In realtà furono consegnate solo 11 e un laboratorio. Verbale mai ratificato con l'atto ufficiale, delibera di giunta, delibera di consiglio comunale. Visto l'accordo proposto dal dirigente scolastico dell'istituto operativo Passi di Torinassi, con la stessa Angelica Morfetta, il 18 ottobre 2018, sulla costruzione di numero 5 aula del secondo piano dello studio presso Passi, all'istituto pubblico, accordo sottoscritto e firmato dal sindaco, avvocato della regione, dal vice sindaco, assessore di istruzione, dottoressa Ritorna, dal dirigente scolastico, professor Fabio Di Maggi, bis del decreto legislativo numero 112 del 1998, con il quale si assegna ai comuni, proprietari degli immobili, competenze del campo scolastico per le scuole dell'obbligo, in particolare il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, intesa con le istituzioni scolastiche, l'articolo 139, comma 1, lettera B. Considerato che sono passati circa 18 mesi dalla situazione di emergenza, con la quale 11 classi sono presso Surico venivano allocate presso il stesso pasto senza un atto ufficiale, delibera di giunta, delibera di consiglio comunale, sono passati 8 mesi dall'accordo raggiunto e ratificato in data 18 ottobre 2018. Il disagio vissuto da parte dell'unico di quest'anno scolastico, l'improrogabile necessità di programmare il nuovo anno scolastico, l'interrogante chiede quali sono stati i motivi ostativi per i quali si è dato seguito l'accordo sottoscritto in data 18 ottobre 2018. Se il sindaco e la giunta comunale hanno nel frattempo preso altre decisioni, quando intendo dare risposta a queste richieste di assegnazione degli spazi indispensabili allo svolgimento delle attività didattiche, che qualsiasi decisione presa venga ufficializzata con atto ufficiale, quindi delibera di giunta o con lo sindaco comunale. Questa è firmata anche dalla consigliere di Filippa, che ha seguito l'argomento. Ripropongo l'interrogazione fatta a dicembre per Toni Ragliati, sistemazione strada comunale. Negli ultimi due anni, l'ultimo periodo, sono state asfaltate diverse strade comunali sulla strada di Castellarena, che danno sono passate in termini di rimborso per le rischie statali. Qualche malpensante ha anche notato una certa prossimità nelle varie elezioni, chiaramente non è il mio caso. Molto è stato fatto, ma sicuramente tanto su questo dettaglio. Tra le strade che potenzialmente creano problemi di sicurezza, troviamo la parte comunale a sud della statale Appia, dove ogni giorno centinaia di automobilisti e alunni di istituto superiore Flanco rischiano di farsi male seriamente a causa di numerose buche presenti sulla carreggiata. Se è stato previsto un qualsiasi intervento, seppur parziale, tipo chiusura delle buche, per la strada in questione. Ancora, De Bellis e Rovia. Con determina dirigenziale della Fintare 180 del 11-7-2010 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di project financing relativi alla concessione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di pubbliche illuminazioni, ivi compreso la fornitura energetica, nonché la progettazione e esecuzione degli interventi messi a norma dell'impianto con sostituzione delle armature di trattamento tecnologico e funziona lo stesso, nonché le attività di realizzare la conseguente risparmio energetico all'impresa Escolai SRL di Lecce, in qualità di impresa valente e dall'impresa Calò Impianti di Sava, in qualità di impresa solidaria, per un canone annuale di €688.583,84. Per la durata della concessione pari a 19 anni, una presunta cifra totale di €13.082.895,36. Da allora ad oggi, diversi bar
chiamati dalla pubblica eliminazione per motivi vari sono caduti e al loro posto si trovano elementi provvisori vari per coprire il buco rimasto, addirittura il posto resta vuoto. Per sapere ogni quanto tempo nel termine periodico previsto tra gli obblighi processionali, anche per scongiurare pericoli di corruzione. Pur essendo chiaro che il concessionario aspetta la propria spesa su tutti gli interventi di manutenzione di pianeta ordinaria, come mai, nonostante le celebre relazioni dei cittadini della funzione municipale, i pali caduti non sono stati ancora sostituiti? Quale azione ha preso fino ad oggi questa amministrazione? Se intende intraprendere anche una soluzione risarcitoria nei confronti della ditta concessionaria, visto il mancato rispetto del contratto. Questa dovrebbe essere l'ultima. L'oggetto è la presenza di zanzare a Castellani Salamina. Premesso che la presenza di zanzare rappresenta un problema per i cittadini non solo per il fastidio delle punture, ma anche perché questi insetti possono essere portatori di malattie fino a pericolose per la salute dell'uomo e degli animali. Gli esiti dell'indagine di giornalismo morologico condotta in località di fatto sulla Pantana, che ci mostra il confine tra due di Castellaneta, in collaborazione con l'Istituto Zoologico Profilassico Sperimentale di Giulio Basilicato e con l'Istituto Superiore di Sanità nella primavera del 2018, hanno confermato la specie numericamente preponderante, contenuta in tutti i siti di campionamento, è l'Anopheles labranchinae, che è il potenziale vettore di malaria. Visto che i trattamenti degli anni passati e i trattamenti antilarvali posti in essere il mese scorso dalla ditta che si occupa di suppressazione non si sono dimostrati una procedura adeguatamente proporzionata al problema, considerato che l'innalzamento delle temperature sui loro abbondanti pioggi ne favoriranno ancora di più la proliferazione, l'interrogante chiede se è stato previsto un trattamento di emergenza con studio sul campo di un biologo esperto, il quale dovrà proporre la migliore soluzione, non solo per la prevista per prassi. Inoltre chiede se l'ufficio competente intenda predisporre la distribuzione gratuita ai cittadini che ne facciano richiesta di prodotti disinfestanti da gusto per promuovere un'azione risanante e capitale anche delle aree private, spesso non trattate e fucine di proliferazione incontrollabile. Io ho concluso con l'interrogazione di oggi. Ci sono altre interrogazioni? Nessuna? No. Pertanto? Leggere le informazioni dentro. Guardate le informazioni. No. Allora, qui c'è un'interrogazione.